Ciao a tutti. Allora, fa un caldo bestiale, quindi ho dovuto chiudere tutto qui nella stanza mamma mia, non si respira, per fare il video. E non so quanti gradi faccia oggi a Roma, ma è una cosa impressionante. Comunque oggi video tutorial, andremo a realizzare questo paio di orecchini che mi avete richiesto in tante. Comunque sia, poi quando cambio impostazione della videocamera ve li mostro più da vicino, perché insomma non è che è detto che tutti vedano i miei video. Vi dico subito cosa ci occorre per realizzare questi orecchini e poi passiamo all'inquadratura precisa. Allora, abbiamo bisogno di un panetto di Fimo, Uglay, insomma decidete voi quello che più vi aggrada. Io utilizzerò un panetto della Fimo Soft numero 35 ed è un blu scuro. Dopodiché abbiamo bisogno di pigmenti. Io sto utilizzando i pigmenti perlati comprati da Perles & Co, quindi della Perlex comunque, e questo è l'Aztec Gold, è un oro. Non è fondamentale, sicuramente l'orecchino viene più carino con i pigmenti. Vi posso consigliare al posto dei pigmenti di utilizzare un ombretto. Poi vi farò vedere come utilizzare il pigmento, l'ombretto che ho utilizzato nello stesso identico modo. Dopodiché abbiamo bisogno di una texture. Queste sono le texture, nel mio caso sono di plastica, con vari disegni. Non è detto che tutte abbiano effettivamente le texture. Come ovviare al problema? Pizzi, merletti, non lo so, fogli decorati. Cercate di poggiarli sopra piano piano e poi vi faccio vedere come si utilizzano. Io per la precisione utilizzerò questo, che è uno di quelli che a me piace di più. Se lo trovo, eccolo, ed è precisamente questo qui. Eccolo. Comunque li trovate in tutti i negozi, sia online tipo per Perles & Co, Perline, eccetera eccetera, queste, le texture. Dopodiché abbiamo bisogno di due formine. Allora, io le ho acquistate tutte da Perles & Co, le vendono di solito in una confezione da tre, c'è la grande, in questo caso vi sto facendo vedere gli ovali, c'è la media e poi c'è la più piccola. A noi serviranno la più grande e la più piccola, però cosa faccio questa volta? Utilizzerò la più grande dell'ovale e la più piccola del tondo. Poi vedrete insomma per fare che cosa. Poi abbiamo bisogno di un mattarello per picchiare qualcuno. Abbiamo bisogno di un mattarello, una lama e cutter. E io mattarello preferisco questo piccolino mio, che vado così, ma comunque poi va bene anche quell'altro. E dopodiché abbiamo bisogno, per montarlo, io parlo di tutto, per fare di tutto, di una vernice lucidante. Io utilizzerò la Perlex e del suo conseguente pennello, che in questo momento non vedo, quindi credetemi sulla parola. Ah sì, eccolo, pennello. Anellini, in questo caso dorati, perché io sto utilizzando dei pigmenti dorati, e anche dei chiodini a 9 dorati. Aspettate che ve li tiro fuori, eccoli qua. Mira se sta ferma sta cosa, guarda. Chiodini a 9, sono questi qua. A 9 perché hanno l'occhiello, in questo modo. Ce ne servirà uno perché riusciremo a creare comunque, ce ne servirà uno soltanto perché riusciremo lo stesso a creare due occhielletti per tutti e due gli orecchini. A fine video questo è quello che ci occorre, altro non ci serve, credo. Poi se mi dovesse prendere una mattata nel video l'aggiorno. Sì, un po' di borotalco, poi vi faccio vedere per fare che cosa, e pinze, chiaro, per montare l'orecchino, ma questo avverrà in un secondo momento. Piccolo, oddio, cosa vi volevo dire? Vedi, non preparassi i video, che vi volevo dire? Ah sì, a fine video, dopo aver montato l'orecchino, non staccate pensando che il video sia finito. Vi faccio vedere qualche altro orecchino realizzato con lo stesso identico procedimento, però con forme diverse, quindi per darvi degli spunti maggiori. Adesso vi mando un bacione e giro la videocamera.
Ok, ammorbidiamo un pezzetto di fimo. Io sto utilizzando questo blu, un po' anonimo effettivamente, però molto molto scuro come blu. Intanto lo sto condizionando. In questo modo siamo abbastanza avvantaggiati in questo periodo, visto il caldo, la grande mole di caldo che fa. E però comunque sia, non tutti i panetti di fimo sono facilmente condizionabili. I colori più scuri tendono a... Io ho preso un bel pezzo di fimo, ho preso, vi faccio vedere, 3 striscette così corte, però quindi poi sta a voi decidere. Tanto anche il fimo si avanza, non vi preoccupate, perché possiamo sempre riutilizzarlo per fare l'altro orecchino. Allora, vedete, sto facendo 2 strisce, ma uguale poi le attaccherò, è solo per ammorbidire il fimo. Ok, non è facile, ve lo posso garantire. Comunque, appena ammorbidiamo il fimo, ne facciamo una palla e ci rivediamo subito qui. Allora, palla di fimo effettuata, la schiacciamo leggermente con le mani. Ho passato un po' di borotalco sulla base, altrimenti il fimo si attacca in maniera incredibile. Ne passo ancora un altro po', perché fa molto caldo, quindi si attacca veramente tanto. Se anche sul mattarello, se il colore del fimo schiarisce per via, o comunque diventa bianco per via del borotalco, non vi preoccupate. A, una volta cotto non si vedrà più, e comunque B, una volta lucidato ancora meno. Allora, andiamo a passare il mattarello in questo modo, in modo da allargare il fimo. Io voglio utilizzare la formina più grande, che è l'ovale. La vado a posizionare sopra e vedo che ci sta perfetto, cioè comunque anche ampio. Spessore, lo spessore è almeno 3-4 mm. Ok. Dopodiché cosa faccio? Prendo la texture che mi interessa, in questo caso questa qui, la posiziono sul fimo, prendo il mio mini mattarellino e vado a muoverlo, a passarlo sopra alla texture. Tutti e 2 i versi. Ok. Perfetto. Si vede così, attaccato ovunque, perché alcune parti rimarranno bianche. Ad esempio, io qua un po' di bianco vado a pigiare ancora un po' più forte. Ok, una volta, quando penso che sia stato passato il tutto, zoom un po' per farvi vedere la condizione attuale, vedete esattamente, avendo pigiato la texture sul fimo, ne è venuto fuori esattamente quello che volevo. Decido il pezzetto di texture più carina, secondo me è questo, e vado ad imprimere la mia formina, in questo caso il mio ovale. Ok, e tolgo, perfetto, la parte in eccesso, che poi potremo utilizzare per il secondo orecchino. Prendo adesso la parte più piccola del tondo e la posiziono molto nella parte superiore del cerchio, o questa, o inferiore o superiore, non al centro, quindi ci dobbiamo avvicinare molto al sopra. Fate attenzione a lasciare comunque qui una quantità discreta di spessore, perché in questo caso, adesso ce l'ho all'orecchio, eccomi, ad esempio io qui ne ho lasciato, questi erano gli orecchini, pazienza, non ve li ho fatti vedere, io ne ho lasciato poco qua. E a un certo punto, se proprio, sì, credo proprio questo si era rotto, si era aperto qui, l'ho riattaccato io con le mani e poi l'ho cotto. Quindi, per evitare questa operazione, cercate assolutamente di lasciare uno spazio abbastanza sufficiente. Mi accerto che da tutte e 2 le parti sia uguale e vado a schiacciare la mia piccola texture. Ora, se la fortuna ci assiste, io vado ad alzare lo stampino e mi viene dietro il fimo. Se la fortuna non ci assiste, come in questo caso, perché è giusto così, il fimo non è venuto dietro. Cosa faccio? Prendo la lama e faccio questa operazione.
L'operazione sarà molto più facile qualora voi abbiate utilizzato sotto il talco. Ecco qua. E questo è quello che ne deve venire fuori. Ok, prendo adesso il mio chiodino. Vedo quanto è grande il cerchio, è comunque un cerchietto molto piccolo. Prendo una tronchesi e vado a tagliare praticamente, metto a fuoco, okay. Vado a tagliare il mio chiodino a questa altezza, quindi veramente poco, non tantissimo. Ok, prendo una pinza in questo modo, vedete? Guardate quanto è spesso, quanto è lungo, piccolo piccolo, e lo vado, ecco, ti pareva? E lo vado a posizionare in uno dei bordi del cerchio, non importa quale, tanto sono tutti uguali, è un tondo, non fa differenza. Ecco qua, prendo i miei pigmenti, i miei bellissimi pigmenti, splendido oro, e inizio ad intingere il mio dito, però ricordatevi di fare questa operazione perché i pigmenti che andranno sul dito sono tanti, se sono troppi rischiamo di fare un pastrocchio. Ok, dito pronto, e vado a passare in maniera leggerissima sul componente infimo, sia in questo senso, cioè scusate, sia in questo più piccolo che in questo più grande. Ok, per me è perfetto, va benissimo, ritocco questa parte finale. Realizzo anche l'altro orecchino e li metto in forno entrambi per 15 minuti, 20 minuti, io almeno faccio così, forno solo sotto a 100 gradi. Quindi appena li ho realizzati tutti e due, li ho fatti freddare e torniamo qui. Piccolo consiglio prima di metterle in forno, mi ero dimenticata, abbiamo inserito il chiodino, non toglietelo perché assolutamente il forno non ne altererà, non ne altererà insomma la composizione, quindi non togliete il chiodino che abbiamo inserito ma lasciatelo cuocere insieme al fimo. Ci vediamo tra un secondo. Allora, orecchini cotti, freddati. E quindi possiamo, questo è l'altro, allora noterete una sostanziale differenza, questo è più orato dell'altro, più d'oro dell'altro, perché praticamente mi è caduta i pigmenti, mi sono scivolati un po' troppi pigmenti. Comunque sia, vi mostro come fare per lucidare la creazione. Allora, prendo appunto la Perlex con il pennello ed inizio a spennellare. Faccio molta attenzione quando si utilizzano i pennelli e scusate i pigmenti, sarà molto facile che se voi passate più e più volte sull'orecchino il pigmento si toglierà. Se state pensando di evitare di lasciarlo diciamo opaco e di non lucidarlo, vi comunico da subito che non è possibile, perché i pigmenti al contatto con le mani e con qualsiasi altra superficie andranno via. Quindi vi consiglio assolutamente di pitturarli, di lucidarli. Vi posso dire comunque sia di lucidarli con io generalmente uso poca Perlex perché o non tantissima comunque, perché ho paura che fa uno strato sotto un po' strano che non mi piace, quindi preferisco diciamo lucidarli con poca Perlex. Fate così e qui mettetecene un po' più del solito, ecco, mettetecene un po' più del solito perché comunque ci servirà assolutamente per
non andare a passare più volte all'interno tra, diciamo, le incalanature, e quindi non togliere il pigmento, perché veramente è facile che ciò avvenga. Ok, passo anche nel fuoro, lo passo anche in pochissima quantità lateralmente. Ok, lo stacco da qui perché non mi piace. Ok, lo metto in una parte asciutta e li lascio asciugare e poi li andiamo ad assemblare, diciamo, insieme. Ecco, li andiamo ad assemblare insieme e ci vediamo qua appena sono asciutti. Allora, il nostro ricchino asciutto, andiamo ad assemblarlo. Nel frattempo ho una volta asciugata la vernice, ho tolto il gancetto, perché si toglie con una facilità incredibile, l'ho sporcato di attacco e l'ho reinserito, così sarò molto più sicura. Questo è un passaggio, io l'attacco non la uso mai, ma questo è un passaggio che faccio solo con l'attacco, non con l'asulit, perché appunto ho paura che l'asulit magari ci mette troppo ad asciugare, e questa cosa un po' mi scoccia. Allora, prendo un cerchietto abbastanza grande, perché questo ha uno spessore abbastanza grande rispetto ad esempio a questo, che mi è bastato il cerchietto che vedete sullo sfondo praticamente, vedete? Allora, prendo questo cerchietto grande, ci infilo l'orecchino e ci infilo anche il perno, chiudo e questo è l'orecchino completato. Dopodiché cosa faccio? Prendo un perno, io in questo caso ho perni solamente, magari li trovo, mi rende l'operazione più facile. Aspettate che li cerco, perché se no. Ok, prendo tipo un perno come questo e lo andrò praticamente ad incollare nella parte retrostante, precisamente nella parte più piccolina dell'orecchino, di modo che una volta asciugato questo sarà il nostro orecchino da indossare. Spero che il tutorial vi abbia fatto piacere. Cos'altro dirvi? Me l'avete chiesto in tanti, quindi spero veramente che vi abbia fatto piacere. Vi mando un bacione e un secondo che vi faccio vedere anche gli altri orecchini, sempre di questo genere. Ok, allora abbiamo detto, questo è l'orecchino che noi abbiamo realizzato e questi sono gli orecchini, diciamo, che si potrebbero realizzare simili. Questi li ho fatti molto semplicemente, sono in viola, non so se riuscite a vederli, molto semplicemente con gli stampini dei biscotti, per intenderci, sempre prima e terza formina, o terza e prima, insomma, è uguale. Questi poi ho realizzato, naturalmente nella parte inferiore vanno sempre applicati i perni, questi che mi piacciono tantissimo, in questo modo. Sempre il perno applicato qua dietro, ancora io non l'ho fatto però. Ed infine anche questi mi piacciono particolarmente, sono questi qua, i cuori. Ok, spero che il tutorial vi sia stato d'aiuto, vi abbia aiutati. Questa volta è veramente tutto e questi sono gli orecchini, sperando insomma che l'idea vi sia piaciuta. A me sinceramente sono carini, quindi spero veramente insomma che l'idea vi sia piaciuta. Vi mando un bacio e alla prossima, ciao a tutti.